La gioia nasce come risposta all'oscurità del presente. È un titolo che è già un po' un manifesto, un motto, qualcosa di molto forte. E quindi è una risposta alla ormai l'impraticabilità della bellezza, comunque la sua grande difficoltà in un sistema assolutamente chiuso a leggerezza, pudore ed altre cose che fanno parte integrale della bellezza. Quindi una risposta al presente, data in che modo? Data affidata ai giovani della compagnia, cioè sono tre spettacoli prodotti in collaborazione con tre figure artistiche diverse. Io volevo chiudere un po' dopo 30 anni, dall'83, siamo nel 13, con un'opera che riprendesse, chiudesse il cerchio e riaprisse un discorso sul silenzio oggi, che è diverso da allora. È sempre colmo di pensieri e di parole il silenzio di oggi. È più maturo il nostro, è un silenzio, più consapevole. Oserei dire che è pieno di parole che non si dicono per svariati motivi. Poi volevo riagganciarmi agli esordi, cioè riaprire un po' un discorso della compagnia sui giovani e far capire che quel modo di lavorare là è ancora estremamente vivo e presente nella contemporaneità. Certo, il silenzio è un valore immenso, il silenzio è il luogo in cui la poesia si genera, viene concepita, il silenzio è dove vengono concepite anche le grandi intuizioni del lavoro. Il silenzio è importantissimo, diciamo che la contemporaneità lo rende sempre più raro, è più difficile. E poi il silenzio non è quello dei boschi, cioè il silenzio è un silenzio interno, come dire. Solo i musicisti lo capiscono profondamente, cioè qualcosa che è legato alla pausa, all'assenza di melodia o di ritmo, ma qualcosa rimane come sospeso, è come un discorso sospeso che non si può completamente spostare. Legata sempre a una libertà della scena che in questo caso io ho provato, quindi per me questo è uno spettacolo che mi ha dato molti pensieri e tantissima gioia, perché si è come è nato ed è cresciuto e sta crescendo liberamente. E quindi per quanto riguarda l'esperienza, cioè una delle più grosse gioie per me è poter lavorare proprio in teatro profondamente, come in questo caso.